Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria e con il processo riguardante la strage di Rigopiano, la tragedia di Rigopiano. Si torna in aula il prossimo 17 settembre, ma l'udienza di oggi sembra essere stata una giornata di snodo per quanto riguarda appunto il processo. Il GUP Gianluca Sarandrea, infatti, dopo aver rigettato la richiesta di incidente probatorio, ha accolto le prime richieste di riti alternativi. Il servizio di Stefano Recanati. Dopo il rinvio del 23 luglio scorso è ripreso questa mattina presso il Tribunale di Pescara il processo per la tragedia di Rigopiano, dove il 17 gennaio di 4 anni fa persero la vita 29 persone. Dopo l'appello di rito, Cristiana Valentini e Massimo Manieri, entrambi legali di Ilario Lacchetta ed Enrico Colangeli, rispettivamente sindaco e geometra del comune di Farindola, hanno presentato istanza di incidente probatorio, richiesta questa a cui si sono opposti il PM Andrea Papalia e la maggior parte delle parti civili, mentre l'avvocato D'Agostino, che tutele familiari di Roberto Del Rosso, ha deciso di aderire a tale richiesta. Incidente probatorio che però non è stata accettata dal GUP Gianluca Sarandrea. A questo punto i legali degli imputati hanno presentato richiesta di riti alternativi. La maggior parte ha chiesto il rito abbreviato, mentre per altri la decisione verrà presa e formalizzata più presumibilmente a partire dal prossimo 17 settembre, data in cui si tornerà a discutere della strage dell'hotel Rigopiano. Siamo contenti e soddisfatti che il giudice abbia rigettato questo incidente probatorio, in modo che si accelereranno i tempi. Nella prossima udienza del 17 settembre è parso un po' distante, però c'è l'estate, quindi anche loro hanno bisogno e diritto di riposo. C'è stata anche molto richiesta di riti abbreviati, circa l'80%, ma i nostri avvocati già ci avevano accennato che sarebbe accaduto ciò. Vabbè, dall'altra volta e oggi siamo un po' più soddisfatti perché l'altra volta il giudice disse che era stato criticato per la lungaggine e per i continui rinvii, adesso sembra che abbia capito e ha cambiato passo, dai, ci fa piacere, almeno questa è una piccola soddisfazione per quel che può essere. Il fatto dell'incidente probatorio era da scartare a priori o c'era la possibilità anche di capire qualcosa in più? Il giudice non si è limitato alla possibilità di chiamare, di nominare un collegio peritale per dissolvere alcune problematiche, perché ricordiamo, questo è un processo molto complesso, è un processo che riguarda tante posizioni, quindi può essere che il giudice abbia bisogno di maggiore chiarezza. Ecco, per quanto riguarda voi e i suoi assistiti, che cosa significa questo passo? Significa arrivare anche ad una verità in tempi più veloci. Ecco, per chiudere, dal 17 che cosa potrebbe accadere a questo punto? Intanto ciascun avvocato delle parti civili dovrà dire se il proprio assistito accetta o meno il rito abbreviato, dopodiché il giudice penso che nominerà un collegio difensivo, un collegio peritale che possa aiutarlo nelle decisioni. Parliamo adesso dei tribunali minori. La Presidenza del Senato infatti ha deciso lo stralcio dal maxi emendamento del Governo relativo alle piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, approvato in commissione all'unanimità. E sulla questione dunque torna la polemica. La proroga dell'apertura dei 4 tribunali abruzzesi, Lanciano, Sulmona, Vasto e Avezzano, è stata stralciata dalla Presidente del Senato Casellati dopo l'approvazione degli emendamenti presentati da tutti i partiti. Per questo questa mattina bandiera a mezz'asta sul municipio di Lanciano in segno di lutto per la democrazia parlamentare offesa da quanto accaduto la scorsa notte. Atto d'imperio che colpisce a morte la democrazia parlamentare, sostengono il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, che è anche presidente della provincia di Chieti, e Silvana Vassalli, presidente dell'Ordine Forense Frentano. La Casellati ha di sua iniziativa, dicono, stralciato con un atto di imperio l'emendamento di proroga al 2024 dei tribunali abruzzesi, tra cui quello di Lanciano. È un fatto di una gravità inaudita che apre una voragine nello Stato di diritto, un gesto irriverente, illogico e antidemocratico che colpisce a morte la democrazia parlamentare e con essa la rappresentanza di interi territori espressa attraverso i parlamentari. I senatori che all'unanimità si erano espressi per
per l'emendamento in tutte le commissioni parlamentari, sono stati scavalcati, offesi e con essi i cittadini, i sindaci e tutti coloro che hanno a cuore la Costituzione ed il diritto alla giustizia di prossimità. L'emendamento votato all'unanimità, compresi i rappresentanti di Forza Italia e il partito della Casellati, spiegano nella nota, prevedeva la proroga della funzionalità di 4 tribunali abruzzesi. L'emendamento è stato approvato prima dalle commissioni giustizia e affari costituzionali, poi discusso e approvato in commissione bilancio. Tanti senatori appartenenti ai diversi gruppi parlamentari e rappresentanti dei tanti territori nazionali hanno sostenuto e approvato un emendamento presentato, sostenuto e sottoscritto da tutti i senatori abruzzesi. Purtroppo temiamo, concludono nella nota Pupillo e Vassalli, che i nostri tribunali saranno definitivamente chiusi a settembre 2022 per volontà a questo punto ascrivibili in maniera chiara alla Casellati e ai dirigenti ministeriali che hanno fatto muro, una volontà che non è quella dei territori e dei senatori eletti, che sono stati mortificati da un atto di cui devono essere ancora spiegati i contorni. Dopo un grande lavoro che hanno fatto i colleghi senatori e deputati tutti insieme, di tutte le formazioni politiche, dopo che si è votato in commissione competente al Senato, questa notte il Presidente del Senato, aderendo ad una lettera del Quirinale che parlava di coerenza tra voti in commissione sugli emendamenti e oggetto del decreto legge, è stata scartata la votazione riguardante i tribunali minori abruzzesi da salvare. Il voto c'è stato, il voto poi è stato scartato, ma quel voto vale per il prossimo veicolo riguardante il settore giustizia. Io ho parlato anche con livelli istituzionali elevati per fare in modo che non si disperdesse il lavoro fatto per quella votazione. Un lavoro che ha visto la firma di tutti, primo firmatario Gianluca Castaldi, ultimo firmatario Luciano D'Alfonso, in mezzo tutto il mondo unito, proprio per dare l'idea di una convergenza su un tema sentito che ha anche valore territoriale. Continuiamo a lavorare. Critiche di CGIL, CISL e UIL sono arrivate in queste ultime ore in merito al riordino della rete ospedaliera operato dalla Regione Abruzzo. Paolo Renzetti. È stato divulgato da poco il piano sanitario regionale, il riordino per meglio dire della rete sanitaria regionale. I sindacati muovono delle critiche, cosa non vi convince, cosa non vi piace di questo piano? Un piano che è scritto sulla carta, però in realtà noi oggi abbiamo tanti ospedali che sono stati in questi anni svuotati dei servizi, dei reparti. Su questi ospedali non si è investito, non si sono comprate le attrezzature necessarie, attrezzature all'avanguardia. Allora noi diciamo due cose: innanzitutto che nel disegno della rete ospedaliera oggi questa rete va collegata necessariamente alla rete territoriale, perché una rete territoriale che funziona decongestiona gli ospedali. Nel PNRR ci sono molte risorse sia per la innovazione negli ospedali che per la creazione ad esempio delle case di comunità, per il potenziamento delle cure domiciliari. Allora sia il piano della rete ospedaliera che quello della rete territoriale devono prevedere anche gli investimenti in attrezzature e in personale, perché effettivamente dobbiamo avere degli ospedali che vengono rilanciati nella loro funzione e una sanità territoriale che va implementata, perché oggi è fortemente carente. Quindi qual è il punto? Quanti investimenti si hanno fatto? Quante migliaia di operatori sanitari verranno assunti dalla regione per far funzionare gli ospedali, le reti territoriali, per le reti domiciliari che dovranno essere implementate? Abbiamo una straordinaria occasione, che è appunto quella di utilizzare i soldi del PNRR, ripeto, per l'innovazione, per la digitalizzazione degli ospedali, ma anche delle reti territoriali, una rete ospedaliera che deve collegarsi con la rete territoriale. Noi oggi non sappiamo in Abruzzo quante case della comunità faremo, dove le faremo, quali saranno le funzioni, e quindi sul tema degli ospedali, insomma, il rischio è che questi ospedali continuino ad essere depotenziati e non si investa sulle strutture ospedaliere. Stiamo anche rinunciando a ridisegnare una sanità di maggiore qualità in Abruzzo. Con questa rete ospedaliera si decide di non procedere con idea di secondo livello che prevedono tutte le altre specialità in un unico presidio fisico, e questo significa perdere un'opportunità. Non dimentichiamoci
che l'Abruzzo è una delle regioni con i più alti dati di mobilità sanitaria passiva. Quindi questo significa che le persone, gli abruzzesi, vanno a curarsi fuori regione, perché non ritengono le nostre strutture idonee, altrimenti non avrebbe senso. E quindi era necessario non fare una rete ospedaliera che mantenesse quello che c'è, sostanzialmente quello che c'è oggi, ma una rete ospedaliera che puntasse all'eccellenza, alla riqualificazione. Questo noi non lo vediamo nella rete ospedaliera. Liste di attesa sono enormi, minano il diritto alla cura e probabilmente resteranno se non si assume personale idoneo, se non si dà una svolta su questo tipo. Potenziamento della rete territoriale, sfruttare e migliorare e qualificare veramente i nostri ospedali e non perdere invece questa opportunità. Arriveranno tanti soldi dal PNRR, il presidente Marsilio ha detto che questi soldi non basteranno, certo, ma sono delle risorse importanti. La regione dovrà investire molto sul personale, ma di questo non vediamo traccia negli strumenti di programmazione della regione Abruzzo. Sottoscritto il protocollo tra Università di Teramo e FIRA per realizzare programmi, progetti e iniziative nel settore della programmazione europea e nazionale. Il rettore Dino Mastrocola ha poi anche parlato del nuovo anno accademico alle porte e della possibilità di introdurre lo strumento del Green Pass all'interno dell'Ateneo. Ania Cantagalli. L'obiettivo del protocollo di intesa è coinvolgere l'Università di Teramo, il mondo accademico e i giovani verso la cultura dell'impresa, studiare le migliori strategie che possono riguardare la gestione dei fondi che arriveranno in Regione Abruzzo, studiare le migliori strategie per attuare quelle misure, tutta quella progettualità per coinvolgere i giovani verso la creazione di impresa, la creazione di start-up e cercare di creare per loro un mondo ideale, un ambiente ideale per poter raccogliere le loro esigenze verso il futuro e verso le nuove idee che loro andranno a produrre. Un contenitore che starà a noi riempire quotidianamente grazie anche all'interazione con la regione, quindi la possibilità di intervenire nella programmazione 21-27, la possibilità di promuovere delle idee progettuali per quanto riguarda il recovery plan e altre possibilità di finanziamenti competitivi, la possibilità di formare quindi non solo i nostri studenti ma anche le aziende, quindi un servizio ulteriore per il territorio e la necessità di fare rete, quindi per far emergere quella che è anche la terza missione dell'università. E si riparte con le matricolazioni, si riparte con le lezioni in presenza e si parla anche di Green Pass nel territorio nazionale. Si può attuare questo concetto anche per le università? Noi siamo pronti a tutto, abbiamo gli spazi, abbiamo le regole e quindi insomma noi all'inizio del primo semestre ricominceremo in presenza, dando ovviamente possibilità a chi non può di seguire online. A livello personale ho qualche dubbio sulla possibilità all'interno del mondo universitario di utilizzare il Green Pass. Del resto noi abbiamo un'elevatissima percentuale di vaccinati sia tra il personale e anche soprattutto grazie al lab vaccinale, grazie all'interazione con la ASL, con la regione, con il comune, abbiamo un elevato numero di studenti vaccinati. Indipendentemente dalle regole che ci saranno all'inizio di ottobre, noi siamo pronti, abbiamo le strutture, lo dicevo, e abbiamo le modalità per ricominciare, indipendentemente dal Green Pass, ma soprattutto abbiamo la voglia di tornare ad essere la comunità che siamo sempre stati. Sono scesi ancora in piazza i cittadini e le associazioni che combattono per la salvaguardia dell'ospedale San Massimo di Penne. Ieri nel centro dell'area Vestina sono intervenuti anche i consiglieri regionali di opposizione per chiedere a Marsilio e alla Veri di scongiurare il depotenziamento del nosocomio.
Nei giorni scorsi la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì, ha approvato il riordino della rete ospedaliera abruzzese. Il documento, che ora andrà al vaglio della Commissione Sanità, del Consiglio regionale ed infine del Ministero della Salute, prevede la riqualificazione del nosocomio San Massimo di Penne in ospedale di base con sede di pronto soccorso. Stando al piano di riordino, il presidio ospedaliero passa da circa 85 posti letto a 102, di questi 45 solo di lungo degenza. Inoltre saranno assegnate 3 unità operative complesse, medicina generale, chirurgia generale e lungo degenza, mentre saranno ridotti a servizi semplici, oncologia, oculistica, laboratorio analisi e radiologia. A margine di queste prime decisioni sono tornate a protestare in piazza le associazioni Lotta Sanità Vestine, Salviamo l'Ospedale di Penne, che da anni si battono per evitare il depotenziamento dell'ospedale, chiedendo come la sanità pubblica debba essere il cuore della ripartenza. Ci siamo ritrovati a maggio qui dell'anno scorso, veniva tutta la giunta in pompa magna, anche Marsiglio, a annunciarci iniziavamo i lavori a novembre, entro 10 giorni a maggio l'anno scorso assumevano medici, infermieri, poi sono tornati a novembre dicendo cioè, da aprile iniziavano i lavori, entro 10 giorni assumevamo medici, infermieri eccetera, e in realtà non si è visto nulla di tutto questo, solo chiacchiere e propaganda. A protestare a gran voce con loro anche i politici che siedono sui banchi dell'opposizione in Consiglio regionale. Antonio Blasioli del Partito Democratico denuncia carenza di personale nel reparto di medicina, che contava prima 14 medici ed ora solo 4, di cui una che garantisce il turno di notte, a settembre andrà via, così come a geriatria, dove i medici da 10 sono diventati 3. Una rete che difficilmente verrà approvata e che ancora più difficilmente può trovare esecuzione per il numero di medici che eventualmente dovrebbero essere previsti. I tanti medici, infermieri e personale sanitario per l'area Vestina con passione e con professionalità porta avanti il proprio lavoro. Occorre intervenire prima della nuova rete ospedaliera, altrimenti probabilmente l'ospedale di Penne sarà chiuso de facto. Presente anche Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, il quale oltre ad essere preoccupato per l'imminente scadenza della deroga per la legge Lorenzin, esprime preoccupazione in vista di una possibile ristrutturazione del San Massimo. Perché quando si ristrutturano alcuni presidi ospedalieri si sospendono delle attività e già l'abbiamo visto in passato, sospendendo delle attività si abbassano gli accessi e non vorrei che abbassandosi gli accessi si possano giustificare dei nuovi tagli, delle nuove depotenziamenti e declassamenti della struttura ospedaliera. Io sono fortemente preoccupato. A me non serve che questo diventi un ospizio, con tutto il rispetto per l'ospizio, o una casa di riposo. Questo deve essere un ospedale con la sua dignità. Andiamo a pescare adesso il sindaco Carlo Mascia e l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia. Hanno oggi illustrato in conferenza stampa i lavori di variante in atto su viale Guglielmo Marconi. Tra poco più di 2 mesi ci sarà una viale Guglielmo Marconi a Pescara completamente trasformata, 4 corsie, passaggi per gli autobus e non si perderanno posti per i residenti. Tutto questo dopo che c'è stato un ritardo per un cambio nel progetto. Sì, perché noi abbiamo ereditato un progetto che prevedeva 3 corsie e che doveva essere mandato in gara velocemente per evitare di perdere il finanziamento europeo. Poi il Covid ha fatto sì che si potessero comunque rendicontare i progetti in tempi più ampi e questo ci ha portato a una riflessione, perché noi abbiamo avuto un confronto con i cittadini che chiedevano che Viale Marconi comunque non perdesse determinate caratteristiche e quindi abbiamo rielaborato il progetto. Ci sono voluti 4 mesi, però questi 4 mesi non sono 4 mesi persi, se sono serviti come sono serviti a migliorare notevolmente un progetto che prevedeva 3 corsie, che perdeva molti posti auto e che non risolveva affatto il problema della mobilità pubblica e aggravava quella privata. Invece così avremo col nuovo progetto 4 corsie su Viale Marconi, 2 dedicate alla mobilità pubblica, quindi noi favoriremo il mezzo pubblico che viaggerà su corsia dedicata e quindi abbatterà notevolmente i tempi di percorrenza su quella via. Miglioreremo la mobilità privata perché fluidificheremo il traffico, perché realizzeremo rotatorie che permetteranno di migliorare gli incroci. Guadagneremo posti auto perché ricaveremo molti più posti auto rispetto a quelli del progetto che noi abbiamo ereditato e anche più posti auto rispetto all'attuale via Marconi, perché abbiamo individuato delle zone dove faremo
dei parcheggi molto ampi, a cominciare da quello su Piazza Unione e poi quello allo stadio di fronte al circolo tennis nell'area ex di Bartolomeo. Adesso apriamo la pagina di sport e calcio di Serie C. Il centrocampista Marco Pompetti ritrova la maglia del Pescara dalla primavera del Delfino, un percorso che lo ha portato all'Inter, alla Sampdoria, fino all'ultima stagione alla Cavese. Ora ritrova la maglia della squadra della sua città e complice anche il ruolo, il paragone è quello addirittura con Marco Verratti. Lo ascoltiamo. Ma sicuramente tornare a casa è sempre bello, poi io con la prima squadra non ho mai avuto, diciamo, l'onore e la fortuna di giocare, quindi spero che quest'anno per me e per la squadra possa essere un grande anno e possa, diciamo, trovare veramente una grande annata, fare bene e comunque già stiamo lavorando per questo in questi primi giorni di ritiro. Sicuramente è uno stimolo, non è un'arma a doppio taglio, perché comunque io sin da subito, quando si è presentata, diciamo, l'opportunità di poter giocare, di poter giocare per il Pescara, non tanto di poter tornare a giocare a casa, ho deciso subito di dire sì a questa opportunità, perché comunque le parole del mister e le parole del direttore e comunque la stima anche del presidente che già mi conosceva sono state la parte, diciamo, più importante della mia scelta, la scelta di tornare a giocare qui a Pescara. Anche se, come ho detto, sì, è tornare a giocare a Pescara, però io con la prima squadra non ho mai giocato, quindi è stato un vero e proprio stimolo e sarà un grande stimolo per me poter dimostrare, appunto, di essere un giocatore valido che può dare tanto, appunto, alla mia città e a questa piazza. Quando, diciamo, devi fare il passo dalla primavera, andare a giocare con i grandi, con una prima squadra, sicuramente non è mai facile, devi trovare le giuste circostanze, devi essere bravo sicuramente tu in primis come sempre, però, come ho detto, devi trovare le giuste circostanze, magari la giusta squadra, il giusto allenatore che ti danno la fiducia per poter fare questo salto, come ho detto, dalla prima squadra, dalla primavera alla prima squadra. Sicuramente i miei 2 anni fuori dalla primavera nel calcio dei grandi non sono stati ottimali, però ho comunque acquisito esperienza, ho fatto dei campionati che mi hanno dato tanto a livello umano e a livello, appunto, di esperienza, e secondo me li ritroverò in futuro e soprattutto quest'anno. Gli accostamenti con Verratti fanno sicuramente tantissimo piacere, perché non devo stare qui a dire io che cosa è Marco Verratti, che giocatore è e che cosa ha rappresentato per Pescara e rappresenta tuttora, però sinceramente io comunque non ho fatto neanche un 1% di quello che ha fatto lui, e penso prima a me stesso, penso prima a fare bene, a fermarmi come Marco Pompetti, e poi comunque, come ho detto, fanno sicuramente piacere, ma non è quello a cui penso. A livello personale spero di poter dare un enorme contributo alla squadra, al mister, ai miei compagni, di poter fare una grande stagione sotto tutti i punti di vista, e a livello di squadra è normale che una società, una piazza, una squadra come Pescara, che si ritrova in una Serie C, una Lega Pro, deve per forza ambire a qualcosa di importante. Con il mister, con la società, dovremmo ancora, diciamo, delineare gli obiettivi principali, perché comunque adesso ci stiamo concentrando soltanto sul lavoro fisico e sul lavoro aerobico, però sicuramente saranno obiettivi molto molto grandi ed è giusto che sia così. E a proposito di Pescara, è ufficiale la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Cristian Bunino alla Pro Vercelli, l'attaccante che nell'ultima stagione aveva diviso l'annata in 2 parti, la prima con poca fortuna a Teramo e poi nella seconda parte a Monopoli. Adesso saluta il Delfino e va a titolo definitivo alla Pro Vercelli. E a proposito di Teramo, prime sedute di allenamento per Federico Guidi, che aspetta novità dal mercato. Ancora in stallo la trattativa Cianci-Palermo, mentre nell'affare che potrebbe portare Santoro a Brescia, il diavolo potrebbe chiedere il giovane Andrea Ghezzi, classe 2001. In porta invece arriverà Giuseppe Agostino, classe 2002, dalla primavera del Genoa.
alcuni giorni di lavoro, ma con l'incognita mercato. Per Federico Guidi le sedute iniziali nella sua nuova avventura in bianco-rosso dovranno tener conto che quella attuale del Teramo è una rosa solo parziale, che andrà puntellata anche e soprattutto in relazione alle probabili partenze di alcuni calciatori sotto contratto, come ad esempio Pietro Cianci. Il Palermo è sempre stato in vantaggio sul Padova, ma per il momento non ci sono ancora le firme sui contratti e questo rende tutto abbastanza provvisorio. Il Teramo dovesse andare via Cianci, ha fatto un pensierino su Santaniello, che tuttavia viaggia sulle stesse cifre dell'ex Bari, e questo tiene ancora la questione in stand-by. A disborso simile o quasi, il Diavolo sarebbe tentato di tenersi il proprio giocatore. Nella trattativa Santoro-Brescia invece i biancorossi hanno mostrato interesse per l'esterno attacco Andrea Ghezzi, classe 2001 delle Rondinelle, che piace e che potrebbe essere la parziale contropartita nell'affare che potrebbe riguardare il passaggio in Lombardia del centrocampista siciliano. Ghezzi ha disputato anche 6 gare in cadetteria in questa stagione ed è reduce da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai giochi nell'ultima parte dell'annata. Per quanto riguarda Costa Ferreira, invece, il portoghese svincolato non sembra essere nei radar del Diavolo, che ha lasciato che il contratto scadesse e che non pare intenzionato a proporgliene un altro. Costa Ferreira è un giocatore bravo, che avete ammirato, ora non è un giocatore del Teramo, ora Costa Ferreira non c'è, non ha senso parlarne. Non è in valutazione. Per questo il procuratore del centrocampista si sta guardando intorno alla ricerca di una sistemazione. La missione di Guidi invece sarà quella di rilanciare Domenico Mungo, che dopo 2 annate con molte più ombre che luci e col contratto in scadenza 2022 deve dimostrare di essere il valore aggiunto di un reparto offensivo o comunque a ridosso della prima linea, che in un colpo solo ha perso tutti e 3 i trequartisti titolari, Bombaggi, Ilari e appunto Costa Ferreira. No, Mungo è un giocatore forte, non c'è collocazione, Mungo in ogni spazio del campo. Scusami se ti ho frenato, ma perché è un tasto che io sento particolarmente, sono sensibile quando mi rammentano Mungo, perché io l'ho ammirato già quando era a Pistoia. Secondo me Mungo è un giocatore da delle abilità incredibili, che può interpretare qualsiasi spazio del campo, un giocatore moderno, e secondo me è un giocatore che potrà far divertire e spero di averlo con me sempre. Per la questione portiere infine arriverà dal Genoa il giovanissimo Giuseppe Agostino, classe 2002, e che con Valentini si giocherà un posto da titolare, al netto del fatto che il Diavolo possa ulteriormente intervenire sul mercato. Per Agostino, con la primavera rosso-blu, 23 presenze e adesso la prima esperienza in una prima squadra. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il mondo del ciclismo colpito da un grave lutto. Infatti è venuto a mancare Fernando Ranalli, presidente del comitato provinciale della Federciclismo L'Aquila, stimato direttore di corsa, dirigente, organizzatore e motore di tante iniziative nel contesto del movimento ciclistico abruzzese e del territorio peligno. Venuto a mancare dopo il tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 29 luglio tra Pettorano e Roccapia, mentre stava facendo ritorno a casa a Sulmona con il suo scooter. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che i servizi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.